io ho provato a chiamarla, ma lei non risponde. Separazione traumatica. Peggio di quello che pensavo. Ha scritto solo un messaggio, dice io non ce la faccio più, qui è tutto un inferno. Dopo 8 anni deve essere a pezzi. Hai sentito Gaia? Lei è l'ultima che l'ha vista. Guarda, la chiamo io. Ciao, ciao, ciao. Gaia. Ma tu hai letto il messaggio? No, qual è il messaggio? Camilla ha scritto non ce la faccio più, è tutto un inferno. Addirittura. Ma non eri con lei ieri sera? Sì, sì, l'ho vista, ma mi sembrava tranquilla. La faccia della tranquillità. Ho anche provato a farla parlare di Matteo. E non ti ha detto niente? Zero. Stamattina sono anche passata da lei, ma... La portinaia mi ha detto che era partita presto. Speriamo di fare in tempo. Dobbiamo fare in tempo. Ha pure Marta in opposizione. Dottore, se non ce la faccio più. Per non parlare poi di quando salgo sulla metro, eh? Cioè, io non so come faccia la gente a appoggiarsi ai sostegni pieni di germi. Io non so come facciate, davvero. L'altro giorno ho fatto fuori 3 pacchetti. 3 pacchetti di salviettine umidificate. Tra 2 minuti siamo lì, fate trovare giù. Cioè, presente cosa vuol dire? Sì, però non facciamoci prendere dall'ansia. Ma, dottore, se io ci vivo con l'ansia... Sì, arrivo, arrivo. Ma ci state due lì dietro? Vai, vai, parla. Chiuso. Io vado giù al fiume. Che facciamo? Cammi. Qui. Cosa ci fai tu là? Dai, allontanati. Prende solo qua. Ci posso credere. Che succede? Abbiamo mandato una marea di messaggi. Ma abbiamo chi? Ciao. No, ma... No, niente. Siamo venuti qui perché avevamo nostalgia dei nostri weekend insieme, no? Cami! Siete scemi. Tu hai idea di cosa hai scritto? No, che cosa ho scritto? Hai scritto non ce la faccio più, è tutto un inferno. Ma certo, stanno ristrutturando l'appartamento sopra il mio, stavo impazzendo. Che devo lavorare, devo consegnare uno slogan pubblicitario entro lunedì. Ma è solo sabato. Vabbè, Cammy, non ti preoccupare perché noi rimaniamo qui per te, non ti lasciamo da sola. No. Sì, sì. Ma tu come la vedi? Rimuove, è un classico. Roba da terapia. Almeno 2 anni, 2 volte a settimana. Scusa, tutta quella mente ha brumuito. Perché voi non la volete? Io sì, mi aiuta a meditare. Catatonica. Shhh. È catatonica davanti al computer. Forse sono concentrata. Isolamento, negazione, rifiuto del confronto. C'è tutto. Mi sento. Come fa a sentirci? Cos'è? Disturbo? Sì.
Guarda cosa ti ho preparato. Dove l'hai presa questa? È in giardino, è piena. Ma questa è la spiccata marocchina, sono 2 anni che cerco di coltivarla. Ho capito, l'ho trovata fuori, cioè una potatura poi gli fa bene ogni tanto, no? Vai. Vai! Ti insegno una tecnica per concentrarti. No, guarda, io non sono fatta per queste cose. Tu sei vata, è perfetto per te. Devi riallineare i tuoi chakra. Respira profondamente. Percepisci le estremità del tuo corpo. Le percepisci? No. Le percepisci, le? Disturbo? Secondo te? Uomo o donna? In che senso, scusa? Sono dei miei colleghi bravissimi, quali preferisci? Ma per cosa? Cami, la fine di una storia d'amore racchiude in sé tutta quanta una serie di altre perdite. Noi dobbiamo cominciare a elaborare il lutto. Ma se l'ho lasciato io? Allora com'era il mojito? Facciamo un secondo giro? Si respira qui dentro, aspetta, ti apro la finestra. Sentite, non è possibile, io vi ho detto che devo stare da sola, va bene? Mi devo concentrare! No, no, io non ci credo! Vado io! È un blackout! Posso? Scusa, è questa? Schermata barba, mutande. Volevi piantare le tende? Non è proprio così. Cos'è successo? Giulia questa mattina si è presentata da me con la scusa che le erano entrati ladri in casa. E quindi? Si era portata dietro le valigie. Qual è il problema? Quando ho visto il suo spazzolino vicino al mio, mi è presa l'ansia. E sono scappato. Scusa, tu sei scappato da casa tua? Non c'è niente da ridere. Però Marco, tu fai sempre così. Di che cosa hai paura? Ho paura di stancarmi di lei. Ma non puoi saperlo prima se ti stancherai o no. Appunto, è questo il problema. Sì, ma finché non ci provi non lo saprai mai. Lasciati un po' andare. Secondo me Giulia è quella giusta, se la perdi poi te ne penti. Facciamo così stasera, ti rilassi. Pensiamo a tutto noi. Questo lo tengo per la prossima fuga. Che scemo. Andiamo. No, è lì, dai, ah, scusa. Sta sopra, sotto lì. Questa macchina d'epoca.